Pubblicati dall'autrice tra il 2019 e il 2022. Mi aspetto solo che non la faccio stare. Mi aspetto solo che potrei sognare, carcere e mare. Maria Capovetere per presentare stasera, oggi pomeriggio, questo libro, Partenope, l'incanto e metamorfosi della direttrice Laura Colantonio, la preside del liceo Sbordone di Napoli. Questo libro è importantissimo perché è diviso in due parti, è un saggio che riporta degli articoli che la preside ha pubblicato su due riviste online e soprattutto anche la storia delle leggende di Partenope. Diciamo che possono sembrare due argomenti distaccati, invece Laura Colantonio è stata brevissima perché li ha fusi e ci ha dato una visione futura di ciò che può essere la scuola partenopea legata ai miti e le leggende che ci riportano i discorsi di salotti antichi, salotti culturali e soprattutto a vecchi palazzi anche antichi e luoghi importantissimi di Napoli. E io ringrazio stasera molto Laura che ci ha fatto questo regalo. Ringrazio Maria Laura Labriola per l'invito qui stasera alla Mondadori Bookstore di Santa Maria Capovetere. E dunque siamo qui perché il messaggio di Partenope possa, diciamo, allargarsi sempre più, possa arrivare anche in una città diversa da Napoli, dove finora l'abbiamo, insomma, promossa, e perché sicuramente anche nelle scuole, insomma, della bellissima città di Caserta, che tra l'altro ospita la reggia più importante, insomma, quella che tantissimi turisti vengono a visitare, noi possiamo promuovere questo messaggio che guarda ad una cultura trasversale, ampia, e ad una scuola che si rinnova. Così come il mito di Partenope è in realtà un mito di metamorfosi, di trasformazione, di rinnovamento, così la scuola possa avere, diciamo, il suo messaggio, il suo proposito, il suo intento di cambiamento per l'innovazione. È un lavoro diviso in due parti. La prima parte è una parte squisitamente tecnica, dedicata al mondo della scuola, alla progettualità, a delle proposte e delle prospettive che la dottoressa Laura Colantonio offre al lettore. La seconda parte si dedica a Partenope, a Napoli. Io mi voglio soffermare soprattutto su una serie di concetti che ha sviluppato la professoressa, perché da mamma, oltre che da lettrice, ho visto che c'è una particolare attenzione rispetto al mondo della scuola, alla sensibilità dei ragazzi, all'approccio rispetto all'insegnamento, in un'ottica che mi ha affascinato, che è un'ottica che lei stessa ha definito olistica, perché le progettazioni vengono affrontate su tutte quante quelle che sono le sfere della cultura, scienza, letteratura, arte, musica, cosa che poi è fondamentalmente la nostra Partenope, dove nasce questo progetto. Io farò letture molto molto belle che riguardano sempre il tema della sirena, che come sappiamo è il tema trascinante un po', no, tutto quanto il discorso del libro della Colantonio, che secondo me ha fatto un ottimo lavoro, soprattutto perché attraverso questa fiaba delle sirene ammiccante riesce a coinvolgere molto dei suoi studenti, anche i bambini, no? Questa fiaba della sirena napoletana. E queste due letture in particolare, una di Pascoli e l'altra di un noto cantante, praticamente riprendono il tema della sirena e come vedremo ripresa già da Omero, eccetera. Quindi è un tema che viene replicato nel corso dei secoli e dei millenni, perché resta la suggestione più bella. E in fondo mi piace pensare, anche attraverso queste letture,
che Napoli sia effettivamente sia riuscito nell'intento fiabesco dell'incanto, perché se è vero che la sirena incanta, è vero che Napoli riesce ad incantare il mondo, e questo mi ha affascinato moltissimo. Io vengo dal mondo educativo, ho lavorato per molti anni nel carcere minorile, e quindi questa apertura della scuola la vedo come veramente la vera innovazione, non è la tecnologia, ma questa è la vera innovazione, cioè il volersi, il valorizzare tutte le intelligenze, non solo quella prevalentemente cognitiva, come per molto tempo è stata valorizzata. E invece sulle mie opere ho scelto di portare le opere legate alla memoria dell'acqua. Partendo, Napoli è una città straordinaria che io amo moltissimo. Le opere rappresentano, diciamo, sono lo studio, l'evoluzione dello studio di Esumoto, e nelle molecole vide come venivano influenzate dalle parole. Esumoto è uno studioso giapponese. Che analizzò questa cosa e vide come le parole buone o le parole cattive potevano influenzare lo stato d'animo delle persone, ma anche modificava le molecole, proprio le molecole come venivano, come cambiavano a seconda delle parole. Allora io da questo studio ho iniziato a cercare di realizzarlo, di rappresentarlo. Sì, poi ho portato quest'opera che invece fa parte degli studi sulla nostra sulla luce, sullo studio dell'anima, e questo si intitola Angeli Radianti, sì. Ed è un'opera che ho portato ed è in molti cataloghi, l'ho portata un po' in tutta Italia. Molto belle anche queste, diciamo, sono molto belle anche queste, non so come definirle, sono queste. Questo bellissimo libro, e niente, le musiche sono state scelte in base un po' un attimino alla sinossi del libro, alla scaletta, e ci sono delle canzoni classiche napoletane a tema, Caruso, Reginella, Tosino Casa Grande, Sarracina e tante altre, insomma, in base al tempo ne facciamo qualcuno. Questo bellissimo libro su Partenope, e come vengono organizzate le presentazioni? Diciamo, noi come Mondadori di Santa Maria Capua Vetere siamo operativi da 2 anni e mezzo e fin dall'inizio abbiamo pensato la libreria non solo come luogo dove comprare e vendere i libri, ma soprattutto come luogo di condivisione, di scambio, di conoscenza, di arricchimento. Le presentazioni sono uno degli strumenti che utilizziamo insieme ai laboratori, insieme ai gruppi di lettura, insieme alle varie attività di promozione che organizziamo. Ecco, le presentazioni sono gli strumenti attraverso il quale il libro smette di essere un oggetto ma diventa portatore di contenuto. Sono veramente onorata di partecipare a questo tipo di incontri, perché la diffusione della cultura passa proprio attraverso occasioni nelle quali si parla sia di libri, ma ci sono tutte le arti, c'è l'arte, la pittorica, quella figurativa, l'ascolto di tante belle parole.
sarà che da avvocato penalista io sono veramente innamorata delle parole, per cui credo che dicendo come Olga, una delle pazienti di Freud, sono una talking cure, cioè una cura del parlato, servono a sedare le nostre ansie, a darci nuovi occhi per guardare la realtà. Per cui veramente quando si presenta libri, quando si parlano di libri, anche delle materie più varie, ovviamente sono sempre dei momenti di grande crescita personale, psicologica, umana. E poi le città non diventano più solo dei dormitori, perché oggi trovare spesso dei luoghi dove ci si possa incontrare, dove ci si possa confrontare, non è sempre semplice, si è perso un po' la dimensione del tempo passato insieme, cioè i cortili delle nostre nonne forse non ci sono più, dove le donne si confrontavano, condividevano anche dei momenti di svago, e oggi questo luogo, anche tutti gli altri luoghi, stiamo facendo anche una rassegna culturale di libri, di presentazione dei libri proprio dell'amministrazione, questi momenti di incontro dal mio punto di vista rappresentano un ulteriore momento di crescita. Lì dove il mare luce tira forte il vento,